Per moltissimi giocatori di Outer Worlds è stato considerato fin dal suo annuncio il Fallout che tutti stavamo aspettando. Il gioco sembrava infatti offrire un'ambientazione fantascientifica molto interessante al classico gameplay ruolistico della serie targata Bethesda. Il tutto sapientemente realizzato dai ragazzi di Obsidian, gli stessi che hanno lavorato su uno dei capitoli più amati e più problematici della serie Fallout, ovvero New Vegas. E proprio a partire da questo parallelo tra The Outer Worlds e Fallout New Vegas ho deciso di mettere in piedi questo video proprio adesso, ora che i giudizi su The Outer Worlds si sono abbastanza sedimentati, chi doveva giocare se l'è giocato e magari c'è ancora qualcuno alla finestra che sta valutando se comprarlo o meno. Ecco quindi le 5 principali differenze che ho trovato tra The Outer Worlds e Fallout New Vegas, 5 elementi che distanziano con forza i due titoli. Se questo sia un bene o un male, lascio a voi giudicarlo. Fallout New Vegas è un open world puro e assoluto. Esattamente sulla falsa riga di quanto fatto con Fallout 3 e successivamente con Fallout 4, il mondo di gioco è interamente esplorabile in lungo e in largo, indipendentemente dalle abilità del giocatore e dallo svolgimento dell'arco narrativo. Certo, gli interni richiedono comunque un caricamento e ci sono delle zone molto specifiche che possono essere attraversate solo in contesti specifici della storia, ma di fondo i Fallout in tre dimensioni sono dei veri e propri open world. The Outer Worlds, al contrario, offre un universo suddiviso in tante piccole mappe. Ogni mondo ha una sua mappa specifica che può essere attraversata ed esplorata in libertà, ma quando ci si vuole spostare su un altro globo, bisogna prendere la propria navetta ed effettuare un viaggio che maschera il caricamento della mappa del pianeta su cui stiamo atterrando. Più che un open world, ha quindi una struttura classica a mappe come un Borderlands o un Mass Effect. Fallout New Vegas è un gioco di ruolo ambientato in un futuro post-apocalittico. La natura è morta, le creature che popolano il mondo sono quasi tutte mutate dalle fattezze demoniache e mostruose, le costruzioni dell'uomo sono ridotte in macerie e soprattutto lo scenario è inospitale e spesso radioattivo. D'altra parte c'è stata una guerra nucleare e gran parte dell'umanità è stata spazzata via. Lo scenario di The Outer Worlds, pur continuando ad appartenere alla fantascienza, o come lo chiamano gli americani al genere sci-fi, offre una visione futuristica molto più vivibile e colorata, per quanto distorta dal predominio del sistema capitalista. L'umanità se la passa male, è vero, ma c'è ancora tutta e non ha subito le conseguenze di una devastante guerra termonucleare. E soprattutto ha conservato moltissima ironia, al punto tale che The Outer Worlds, in diversi frangenti, riesce a strappare anche qualche sorriso. Una delle innovazioni meglio riuscite di Fallout 3 è lo SPAV, il sistema che permetteva di mandare quasi in pausa i combattimenti in prima persona per puntare specifiche parti del corpo dei nemici o utilizzare abilità e oggetti in modo tattico e ragionato. Durante l'uso di questa funzionalità, che reinseriva di fatto la componente ruolistica all'interno di una visuale in prima persona da shooter, diventava possibile studiare le percentuali di messa a segno di un colpo o la probabilità di fare un critico. Con The Outer Worlds siamo invece di fronte a uno shooter molto più classico, senza grandi innesti o commistioni da altri generi. E l'abilità principale del gioco, quella che inizialmente faceva pensare a una nuova implementazione dello SPAV, è invece un semplice rallentamento del tempo, che permette di prendere la mira con più precisione, riducendo al massimo i movimenti rapidi degli avversari. Fallout New Vegas è ancora oggi ricordato per il suo gameplay di rottura, davvero radicale rispetto anche agli standard di Fallout 3. Il gioco permetteva di avere approcci estremamente diversificati e variegati alle missioni, all'arco narrativo principale e al mondo di gioco, al punto tale da poter essere finito quasi interamente senza mai sparare un colpo, e assistendo così a molteplici epiloghi differenti. The Outer Worlds, pur mantenendo un forte elemento di causa ed effetto e offrendo moltissime quest i cui esiti sono dipendenti dalle scelte del giocatore, di base è un gioco di ruolo molto più tradizionale, dove la componente action è legata a doppia mandata al gameplay, al punto tale che molti combattimenti risultano inevitabili e il finale si limita a presentare soltanto due epiloghi. La serie di Fallout è sempre stata purtroppo ben nota per la sua incredibile lista di bug. Si tratta di un elemento ricorrente che in realtà ha colpito gran parte dei titoli Bethesda, raggiungendo un apice a tratti sconvolgente a causa della collaborazione con Obsidian, altra software house ben nota per le sue problematiche tecniche. Esistono decine di video su YouTube che mettono in mostra i numerosi problemi di Fallout New Vegas, che vanno ben oltre le compenetrazioni sbagliate, le animazioni fallate e gli scenari caricati a metà, ma coinvolgono spesso quest bloccate e zone non accessibili.
The Outer Worlds invece, a sorpresa, pur risultando un titolo comunque poco moderno da un punto di vista tecnologico e grafico, si è presentato fin dal suo lancio in modo quasi impeccabile, con un'ottima stabilità su PC e console e pochissimi bug davvero problematici. Ora, rimaniamo molto curiosi di vedere cosa succederà con la versione per Nintendo Switch, che nel frattempo è stata rinviata all'inizio del 2020, ma da un titolo Obsidian non ci saremmo mai aspettati tutta questa pulizia. Questi sono i 5 elementi di rottura che evidenziano come Obsidian sia maturata in questi anni e abbia voluto offrire qualcosa di diverso con The Outer Worlds, non il semplice seguito apocrifo di Fallout New Vegas. Siete d'accordo con queste mie valutazioni? Ma soprattutto, vi sta piacendo The Outer Worlds? Fatemelo sapere come sempre qui sotto tra i commenti e se state guardando questo video su YouTube, seguite il nostro canale, suonate la campanella e se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace che fa sempre piacere.